rifiuti, sporcaccioni inchiodati dal Grande Fratello Comunale, 45 multe negli ultimi 30 giorni e ben 150 dall'installazione delle telecamere in giro per la città. Un giro di vite per chi sporca e ha portato nelle casse del comune circa 90.000 euro. A 4 mesi dall'avvio le riprese hanno già registrato ore e ore di filmati che raccontano in tutta la loro banale crudezza l'inciviltà di tanti cittadini gelesi e l'assessore Liardi annuncia l'acquisto di altre telecamere per stroncare una volta per tutte il fenomeno delle discariche. Si indaga sull'inquinamento del fiume Gela, scarichi sospetti lungo il fiume Gela affluiti in mare aperto. Lo specchio d'acqua ieri sera si è colorato di rosso. Una segnalazione è stata inoltrata alla Capitaneria di Porto che ha effettuato dei prelievi. Le associazioni Aria Nuova e Amici della Terra Gela, Saverio Di Blasio ed Emanuele Amato, da anni ormai chiedono più controlli. Di servizi acqua, confronto con comitati. Il sindaco Lucio Greco ha già chiesto che tutti i primi cittadini dei comuni che ricadono nel lato idrico presentino dettagliate relazioni per valutare eventuali disservizi nelle forniture e gestione dell'approvvigionamento. Anche in municipio si sta lavorando in questa direzione. Greco ha dato mandato ad un suo dirigente. Museo e nave greca alle Benedettine, la struttura intitolata Tusa. Sarà intitolata a Sebastiano Tusa il palazzo dell'esposizione allestito all'interno dell'ex convento delle Benedettine. Nel suo cortile verrà realizzata una struttura in vetro che ospiterà, in attesa della realizzazione del definitivo Museo del Mare, la nave arcaica rinvenuta nei fondali di Bulale e custodita in apposite casse dopo la fase di restauro. Compravendita auto, sistema illecito, più di 900 assegni post datati per un valore complessivo di almeno 3 milioni di euro. Perquisizioni e sequestri risalgono a 4 anni fa. I militari della Guardia di Finanza concentrarono le verifiche su due società della famiglia Luca, Lucauto e Carluca. Secondo i magistrati della Procura, i titolari avrebbero concesso finanziamenti irregolari. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come abbiamo ascoltato dai titoli, sporcaccioni inchiodati dalle telecamere del comune, 45 multe negli ultimi 30 giorni e ben 150 dall'installazione delle telecamere in giro per la città. Un giro di vite che per chi sporca ha portato nelle casse del comune circa 90.000 euro. A 4 mesi dall'avvio le riprese hanno già registrato ore e ore di filmati che raccontano in tutta la loro banale crudezza l'inciviltà di tanti cittadini gelesi e l'assessore Liardi annuncia l'acquisto di altre telecamere per stroncare una buona volta il fenomeno delle discariche. Il servizio. Tempi duri per i furbetti del sacchettino, il nutrito manipolo di incivili che, nonostante la raccolta differenziata porta a porta sia diventata la regola da oltre 5 anni, continuano a scaricare illecitamente rifiuti di ogni tipo in diverse zone del perimetro urbano, soprattutto nelle periferie e nelle campagne, creando continue discariche a cielo aperto. Negli scorsi mesi il comune, ancora diretto dal commissario straordinario Rosario Arena, aveva annunciato un giro di vite contro gli sporcaccioni attraverso l'installazione di telecamere intelligenti ad alta definizione poste in maniera itinerante nei luoghi più sensibili. Oggi, a distanza di 4 mesi circa, il Grande Fratello dei rifiuti comincia a dare i suoi primi frutti. Le telecamere hanno già registrato ore e ore di filmati che raccontano in tutta la loro banale crudezza l'inciviltà di tanti cittadini gelesi. Dalla sosta per scaricare il sacchetto al lancio al volo dalla macchina in corsa fino alla passeggiata a piedi fino al cumulo. Sono davvero numerosi gli stili, si fa per dire, immortalati dalle videocamere del comune. Un bestiario vero e proprio che l'amministrazione ha voluto rendere pubblico per testimoniare la banalità dell'inciviltà che noi vi mostriamo in queste immagini che raccontano di numerosissimi cittadini intenti a sbarazzarsi dell'immondizia in barba rispetto al senso civico e ignorando di fatto il servizio porta a porta che da anni regolarizza la raccolta rifiuti in città. Le immagini parlano chiaro, c'è chi getta i sacchetti di immondizia dall'auto in corsa, chi scende dall'auto e comodamente svuota il cofano, chi a passo veloce si libera dei rifiuti e poi scappa via. E l'identikit dello sporcaccione che ne viene fuori è drammaticamente democratico. Non esiste distinzione di classe sociale, si va dall'imprenditore benestante con tanto di SUV alla famigliola che approfitta della passeggiata serale per disfarsi dell'immondizia, dall'operaio che si libera degli scarti del cantiere al lanciatore di sacchetti seriale, beccato più volte in luoghi diversi. Gli agenti della Polizia Municipale sono quotidianamente al lavoro per esaminare le immagini e identificare i trasgressori. Il fascicolo dei multati cresce di giorno in giorno, così come la processione di soggetti che vengono a pagare la pesante sanzione di 600 euro chiedendo all'agente
presidente di turno discrezione e comprensione. Sono veramente tante oggi le salatissime multe elevate dal comando. Nel solo mese di agosto il comune ha incassato circa 27.000 euro dalle sanzioni per conferimento illecito di rifiuti, che diventano 90.000 se si considerano tutte le multe elevate dall'installazione delle telecamere. Una vera e propria mini finanziaria per le casse asfittiche dell'ente. A fornirci i dati è proprio l'assessore alla Polizia Municipale, Ivan Liardi. I risultati sono eccezionali. Da un certo punto di vista vorrei che fossero state elevate bassissimo, quasi zero contravvenzioni, purtroppo ahimè non è così, perché sono state solo nel mese di agosto sono state elevate, grazie all'uso, al piazzamento delle telecamere, circa 45 multe. Nell'arco di questi tre mesi siamo intorno a 150 multe. Stiamo acquistando ulteriori telecamere perché purtroppo il gelese continua a gettare spazzatura ovunque, e devo dire questo grazie al lavoro tenace dell'assessore Robilatte, che ha chiesto questa sinergia con il comando dei vigili urbani, e devo dire che sta dando veramente i suoi frutti. Alle 4 telecamere itineranti in diversi quartieri e anche nelle campagne se ne aggiungeranno presto almeno altre 10 che il comune si sta accingendo ad acquistare per avere una visione a 360 gradi di tutte le zone urbane e periferiche. E l'assessore lancia un appello agli sporcaccioni. Chi riceve purtroppo non lo dirà mai di aver ricevuto la multa, ovviamente, però è così, state attenti perché in giro ci sono diverse telecamere piazzate, per cui le multe sono veramente salate. Cambiamo argomento, la droga la tagliavano e la confezionavano direttamente a casa nell'abitazione, però ieri sera sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato una donna e tre giovani. Nell'immobile c'erano 30 grammi tra cocaina, marijuana e hashish. I militari hanno notato una donna che, dopo essersi accorta del loro arrivo, avrebbe lanciato l'allarme ai presunti complici. Due avrebbero tentato di nascondersi nel box doccia, un altro dietro un divano. I quattro sono stati arrestati e gli investigatori ritengono che l'abitazione venisse usata come laboratorio della droga. Non ci sono ancora indicazioni sull'identità, vi terremo aggiornati. Si indaga sull'inquinamento del fiume Gela. Scarichi sospetti lungo il fiume Gela sono affluiti in mare aperto. Lo specchio d'acqua ieri si è presentato colorato di rosso. Una segnalazione è stata inoltrata alla Capitaneria di Porto, che ha effettuato prelievi. Le associazioni Aria Nuova e Amici della Terra Gela, Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato, da anni ormai chiedono più controlli. Sentiamo. Scarichi sospetti lungo il fiume Gela, che anche questa volta sono affluiti in mare. Lo specchio d'acqua ieri si è colorato di rosso, probabilmente a causa delle sostanze finite lungo il corso. Gli scarichi sono arrivati in mare aperto ed una segnalazione è stata inoltrata alla Capitaneria di Porto, che ieri stesso ha effettuato dei prelievi sulla zona. Non è da escludere che possa trattarsi di reflui fognari o di sostanze rilasciate da insediamenti produttivi della zona. Qualcuno ha anche ipotizzato che possa trattarsi di acqua di lavaggio di cisterne da mosto. Sicuramente ci sono delle falle nel sistema di gestione che non si riescono a risolvere. Sul posto, dopo alcune segnalazioni dei cittadini, sono arrivati anche i rappresentanti dell'associazione Aria Nuova e Amici della Terra, Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato, che da anni chiedono ormai sempre più controlli. E noi, dopo centinaia di denunce, querele presentate all'autorità giudiziaria, a tutt'oggi non ha fatto nulla. Questo è uno scandalo veramente increscioso. Cioè, oggi noi poi ci rechiamo sul posto, dopo vari interventi da parte degli ambientalisti, di alcuni amici, siamo venuti sul posto e troviamo che il fiume gela fino ad arrivare al ponte, ma anche se fatto poi comunale, è di colore rosso, è un odore maleodorante di fogna che è veramente sconcertante. Questo potrebbe essere che buttano non solo la fogna, ma poi per giunta buttano un colorante per colorare e attutire l'odore, ma è così chiaro e palese. Ancora mi rammarica fortemente, dopo tante segnalazioni della autorità giudiziaria, che non c'è nessun controllo. Ci sono un mare di pesci morti, questi quelli che stiamo trovando quasi sul litorale adiacente alla sponda del fiume Gela. Immaginiamoci quelli che già sono usciti a causa del mare forte. Questa non è la prima volta che il fiume Gela si colora di rosso. Anche negli altri anni abbiamo assistito a questo fenomeno, che a tutt'oggi rimane sempre quel lato sempre oscuro. Noi ci chiediamo, i controlli vengono fatti sistematicamente nel mare, nei fiumi, nel fiume Gela? A quello che sappiamo noi no, perché attualmente
noi assistiamo, come avete visto nelle foto e nei video che abbiamo fatto, c'è una marea di pesci e in questo momento c'è anche uno scarico fognario al lato ovest della città. Che cosa fanno le autorità giudiziarie per cercare di contrastare questi fenomeni? Ad oggi noi assistiamo all'ennesimo fenomeno di inquinamento. Oggi noi chiediamo sia alle forze dell'ordine, sia alla procura, sia al sindaco di attivarsi subito, perché tutti questi pesci morti non vanno altro che possibilmente i pescatori poi eventualmente verrà pescato e potrà anche essere messo nella tavola dei nostri cittadini. Sicilia Acque ricorda che oggi sarà interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa per consentire l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione lungo l'adduttore principale. Nel comune di Gela, la zona Caposoprano e Montelungo, non ci sarà distribuzione. Saranno garantiti, come di consueto, gli enti sensibili. Nei comuni di Mazzarino e Niscemi la distribuzione subirà un ritardo di 24 ore rispetto alla regolare turnazione. A Riesi domani non sarà possibile effettuare la distribuzione nelle fasce esterne. Nel resto del comune la distribuzione avverrà regolarmente, solo con chiusura anticipata rispetto alla regolare turnazione. E sempre a proposito di acqua, il sindaco Lucio Greco ha già chiesto che tutti i primi cittadini dei comuni che ricadono nel lato idrico presentino dettagliate relazioni per valutare gli eventuali disservizi per quanto riguarda la fornitura e la gestione dell'approvvigionamento. Anche il municipio si sta lavorando in questa direzione. Greco ha dato mandato ad un suo dirigente. Sentiamo. La prossima riunione della commissione tecnica è fissata per il 25 settembre. Il sindaco Lucio Greco ha già chiesto che tutti i primi cittadini dei comuni che ricadono nel lato idrico presentino dettagliate relazioni per valutare gli eventuali disservizi nelle forniture e nella gestione dell'approvvigionamento idrico. Anche in municipio si sta lavorando in questa direzione. Il sindaco ha dato mandato ad un suo dirigente e ieri ha avuto primi colloqui con alcuni rappresentanti dei comitati di quartiere. Sta cercando di avere indicazioni precise direttamente da chi vive ogni giorno disagi e disservizi. Il confronto è stato avviato per poi presentare la relazione entro la scadenza prevista. Greco però ammette che tanti rappresentanti dei comitati di quartiere non hanno partecipato. Così anche oggi si terrà un nuovo vertice. La commissione tecnica, della quale Greco ha chiesto e ottenuto di fare parte, potrebbe anche decidere di revocare il contratto con Caltacqua qualora venissero accertate gravi inadempienze che l'amministrazione comunale ha già più volte segnalato anche all'indomani dello stop idrico che in piena estate ha tenuto a secco buona parte della città. Oggi intanto niente erogazione nelle zone di Montelungo e Caposoprano a causa del fermo dell'acquedotto Ancipa. Dopo le contestazioni di 4 anni fa subite dall'ex presidente della regione Rosario Crocetta e dall'ex primo cittadino Angelo Fasulo, Miguel Donegani aveva rilasciato un'intervista a questa testata tracciando una serie di manchevolezze politiche del Partito Democratico locale. Il relativo post commentato dagli utenti di un gruppo Facebook scatenò pesanti attacchi al leghista Antonio Giudice, ex candidato a sindaco per i Salviniani. Critiche aspre e veri e propri insulti contro Donegani, che adesso dovrà essere risarcito. L'ha stabilito il giudice civile del tribunale al quale si è rivolto l'ex deputato all'ARS, ritenendo di essere stato diffamato attraverso i social. Il giudice ha spiegato che quelle critiche, sfociate in offese gratuite, non avevano alcun collegamento con il dibattito politico. L'ex parlamentare, come hanno sostenuto gli avvocati Joseph Donegani e Salvatore Russotto, sarebbe stato solo offeso con attacchi personali, confermati dai commenti al post. Il giudice ha disposto un risarcimento da 10.000 euro, oltre alle spese di causa. Museo e nave greca alle Benedettine. La struttura sarà intitolata a Sebastiano Tusa. Il palazzo dell'esposizione è allestito all'interno del convento delle Benedettine. Nel suo cortile verrà realizzata una struttura in vetro che ospiterà, in attesa della realizzazione del definitivo Museo del Mare, la nave arcaica rinvenuta nei fondali di Bulale, custodita in apposite casse dopo la fase di restauro. Sentiamo. Sarà intitolato a Sebastiano Tusa il palazzo delle esposizioni allestito all'interno dell'ex convento delle Benedettine. Nel suo cortile verrà realizzata una struttura in vetro che ospiterà, in attesa della realizzazione del definitivo Museo del Mare, la nave arcaica rinvenuta nei fondali di Contrada Bulala e costituita in apposite casse dopo la fase di restauro.
Entro la fine dell'anno si dovrebbe ultimare l'adeguamento e la realizzazione delle teche espositive dei tesori attualmente esposti nel museo archeologico, ormai chiuso da un mese perché inagibile a seguito di cedimenti strutturali. L'attuale struttura museale, in questo modo, potrà godere di un importante intervento di ristrutturazione e adeguamento strutturale. Le somme di realizzazione del progetto sono disponibili e verranno prelevate dai 32 milioni di euro delle opere di compensazione della riconversione della fabbrica ENI, sottoscritta al MISE nel novembre 2014. Un primo tavolo tecnico con gli attori principali si è tenuto poche ore fa in comune. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Lucio Greco, presente tra gli altri la sovrintendente del mare di Caltanissetta, Valeria Livigni, vedova del compianto Tusa, il presidente della raffineria Francesco Franchi ed il direttore del polo museale Luigi Maria Gattuso. Il museo di Gela troverà spazio nella sua parte del mare ma anche terrestre nella sede delle Benedettine. Sarà un polo d'attrazione importantissimo perché racconterà la storia di questo porto arcaico importantissimo, ma soprattutto racconterà questo territorio e quindi secondo me il valore aggiunto è di vederli messi insieme sia i reperti di terra che di mare, perché offriranno uno spaccato importante storico di questo luogo fantastico che è Gela. Le risorse ci sono, anzi noi siamo contenti che finalmente facciamo qualcosa di concreto sul territorio. Ricordo che qui stiamo parlando anche dell'esposizione della nave greca che fu recuperata oltre 5 anni fa qui nel mare di Gela, e noi abbiamo delle bellissime foto, ma ancora diciamo non è stato possibile renderla disponibile agli appassionati, ai cittadini di Gela. Siamo già in dirittura d'arrivo per dare l'incarico, intanto per le perizie attraverso la nomina di un tecnico qualificato che possa pensare all'ambientalizzazione, alla ristrutturazione, all'allestimento dove verrà allocata la nave. E in più c'è questo discorso nato dal crollo che abbiamo avuto al museo, quindi lo spostamento di tutti i reperti che si trovano all'interno del museo, quindi c'è un bel lavoro da fare, però siamo fiduciosi che probabilmente in tempi rapidissimi, non più di un anno, si dovrebbe concretizzare tutto questo lavoro. I componenti della commissione hanno effettuato un sopralluogo all'interno del convento delle Benedettine, propedeutico al prossimo incontro, fissato per il 16 novembre. In quella circostanza la commissione potrebbe fare tappa nell'attuale museo archeologico. Passiamo alla cronaca, ci spostiamo a Niscemi, dove poliziotto e il commissariato di Niscemi, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto Francesco Davide Scicolone, 39enne meccanico, e Giovanni Mistretta, 35enne lavaggista, entrambi gravati da precedenti giudiziari, colti in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo stesso reato hanno inoltre denunciato in stato di libertà un 22enne disoccupato, anche egli gravato da precedenti giudiziari. I tre uomini, pusher in trasferta, sono stati controllati sabato sera in via Kennedy dagli agenti della squadra investigativa del commissariato. All'esito delle perquisizioni personali all'interno del borsello e tracolla del Mistret è stato trovato un sacchetto contenente 80 grammi di cocaina e la somma di 85 euro. Dalle successive perquisizioni nell'abitazione di Scicolone è stata trovata la somma in contanti di 950 euro, sequestrata in quanto presunto provento dell'attività di spaccio, all'interno dell'auto dello stesso un tirapugni in metallo. Più di 900 assegni post datati per un valore complessivo di almeno 3 milioni di euro. Perquisizioni e sequestri risalgono a 4 anni fa. I militari della Guardia di Finanza concentrarono le verifiche su due società della famiglia Luca, la Lucauto e la Carluca. Secondo i magistrati della Procura, i titolari avrebbero concesso finanziamenti irregolari. Sentiamo. Più di 900 assegni post datati per un valore complessivo di almeno 3 milioni di euro per perquisizioni e sequestri risalgono a 4 anni fa. I militari della Guardia di Finanza concentrarono le verifiche su due società della famiglia Luca, Luca Auto e Car Luca. Secondo i magistrati della Procura, i titolari avrebbero concesso finanziamenti irregolari senza essere iscritti nel relativo albo per l'acquisto delle auto, anche di grossa cilindrata. Molti clienti avrebbero versato una prima tranche del pagamento in nero non fatturata, così hanno spiegato i finanzieri sentiti in aula, per poi completare con somme mensili tramite assegni che venivano post datati. Il passaggio di proprietà delle auto si sarebbe concretizzato solo al pagamento dell'ultima rata, come ha spiegato uno degli investigatori.
Questa forma di finanziamento sarebbe stata concessa anche a clienti che non avevano i requisiti per accedere attraverso società autorizzate. Gli inquirenti non escludono che chi accettava queste forme di pagamento versasse oneri ulteriori ai Luca. L'ipotesi di accusa contestata è l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, dato che le due società non sono mai state iscritte negli elenchi autorizzati. Diversi clienti sentiti nel corso delle indagini avrebbero descritto questo presunto sistema irregolare. Le indagini partirono dai PM della Procura di Ragusa, che autorizzarono il sequestro di assegni poi restituiti. Secondo gli inquirenti, i clienti si rapportavano con gli imprenditori Salvatore Luca e Rocco Luca, a loro volta a processo. Le difese sostenute dagli avvocati Flavio Sinatra e Antonio Gagliano ritengono invece che non ci sia stata alcuna irregolarità, non si sarebbe trattato di attività di finanziamento non autorizzata, ma solo di dilazioni concesse ai clienti che acquistavano le vetture. Davanti al giudice Marica Marino, i finanzieri hanno risposto alle domande del PM Eugenia Belmonte, che ha cercato di approfondire gli aspetti dei presunti rapporti di finanziamento. Nelle sedi societarie venne sequestrata una notevole mole di documentazione, soprattutto contro contratti e titoli di pagamento. Il gruppo Luca negli scorsi mesi è finito al centro dell'inchiesta Camaleonte. Secondo i PM della DDA di Caltanissetta, la galassia societaria della famiglia sarebbe stata favorita da introiti investiti dai clan, accuse che anche in questo caso sia gli imprenditori che le loro difese respingono nettamente. Omicidio peritore, 50 pagine di ricorso con le quali la difesa del 52enne Giuseppe Cinardi cercherà di ribaltare il verdetto di primo grado con il GUP del Tribunale, che lo ha condannato a 14 anni e 4 mesi di reclusione, ritenendolo responsabile di aver ucciso il cognato, il 33enne Maurizio Peritore. L'appello è stato depositato dal legale dell'imputato. Sentiamo. 50 pagine di ricorso con le quali la difesa del 52enne Giuseppe Cinardi cercherà di ribaltare il verdetto di primo grado con il GUP del Tribunale, che lo ha condannato a 14 anni e 4 mesi di reclusione, ritenendolo responsabile di aver ucciso il cognato, il 33enne Maurizio Peritore. L'appello è stato depositato dal legale dell'imputato, l'avvocato Salvo Macri. Peritore venne trovato senza vita tra i viali delle palazzine popolari di Viattica in primo grado. Al termine del giudizio abbreviato, la richiesta dei PM della Procura era stata ancora più pesante: 30 anni di detenzione. Il GUP Paolo Fiore, però, accogliendo in parte la richiesta difensiva, ha concesso a Cinardi le attenuanti generiche, escludendo la premeditazione. Nel ricorso d'appello si fa nuovamente leva sulla legittima difesa e sulla dettagliata ricostruzione della colluttazione fatale. Per la vittima non ci fu nulla da fare, troppo profonda la ferita causata dalla coltellata decisiva. Secondo la difesa, Cinardi però non avrebbe progettato l'uccisione del cognato, ma quanto accaduto sarebbe stata la conseguenza della violenta lite, durante la quale rimase ferita anche la moglie della vittima. I due, al culmine di rapporti sempre più tesi, si affrontarono tra i viali della zona dopo che Peritore trovò tutti i pneumatici della propria auto completamente squarciati. Addebitò la colpa al cognato e ne nacque l'ennesimo diverbio, poi sfociato nel sangue. Al termine della requisitoria di primo grado, il PM Luigi Lovalvo ha confermato invece che l'imputato si sarebbe scagliato contro Peritore per ucciderlo. Cinardi, così come sostenuto dal difensore, ha invece spiegato di essersi difeso da una presunta aggressione del 33enne che lo avrebbe colpito per primo. Tutti aspetti che verranno valutati anche in appello. Sia la madre che il fratello di Peritore si sono costituiti parti civili con gli avvocati Giacomo Ventura e Maria Elena Ventura. Gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. Lo sport, il calcio gelese riparte dalla seconda categoria, è risultato inutile il bando pubblico, le polemiche che sono succedute, i rapporti con la Lega Dilettanti. È stata una disfatta su tutti i fronti. Gela FC Amatori Gela disputeranno infatti la seconda categoria, il Gela Calcio SRLS di Paradiso la terza. E se per la squadra di Melfa è un risultato apprezzabile perché guadagna una categoria rispetto alla terza, non lo è per quella di Alessio Catania, che il campionato lo aveva già vinto sul campo e non aveva bisogno di nessun bando per partecipare. Intanto arrivano novità sullo stadio, i tempi preannunciati da un mese non sono stati rispettati, la gradinata premontata è stata collocata in pochi giorni, per il resto il cronoprogramma è nettamente in ritardo. Nella sfortuna di aver perso la Serie D, il Comune ha invece paradossalmente avuto la fortuna di avere più tempo per completare l'iter. Il torneo di Serie D ha infatti già visto disputare due gare di campionato e una di Coppa Italia. Il Gela avrebbe dovuto come sempre cercare ospitalità altrove, il solco è tracciato, ma la burocrazia continua a portare impedimenti. Benché l'appalto per la decostruzione della tettoia dello stadio sia stato assegnato da quasi un mese, il contratto è stato firmato con ritardo per via di certificazione antimafia ed altro. Il Comune ha informato il Genio Civile che da domani la ditta assegnataria dovrebbe avviare i lavori
Considerando che ci vorranno almeno 10 giorni per completarli, è presumibile che si arrivi a fine settembre nel chiedere l'omologa dello stadio. E domenica 15 settembre alle 9 in piazza Umberto I si terrà la 14ª edizione della giornata della solidarietà Regala un sorriso, l'evento organizzato in collaborazione con l'Unitalsi, allo scopo di far trascorrere ai ragazzi diversamente abili una giornata all'insegna di amicizia e solidarietà. Il programma dell'evento prevede anche una sfilata di auto e moto d'epoca con le quali i ragazzi potranno fare un tour della città. Era l'ultima notizia, il nostro telegiornale termina qui. Per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie per averci seguito.